Oggi sono qui con Cristian Farnioli, che è uno dei vincitori del nostro prestigioso premio, il Golden Domus. Lui ha vinto per la categoria Agenti, Attività e Operazioni Immobiliari. Questa categoria è un mix tra il numero di case vendute e le attività lavorative che si svolgono nel fare gli agenti immobiliari. E lui ha saputo eccellere in questa categoria. E proviene soprattutto però da un percorso fatto di tante attività. Lui già 3 anni fa però arrivò secondo in classifica, al tempo non si chiamava Golden Domus, era la classifica migliori agenti, e quest'anno ha vinto invece il Golden Domus. Parallelamente, oltre a vincere il Golden Domus, ha raggiunto un altro prestigioso risultato, perché è diventato team manager presso la nostra agenzia di Roma Ostia. Il team manager è il ruolo a supporto al sales manager per il coordinamento delle attività di ogni nostra agenzia. E allora, Cristian, visto che sei qui, insomma, mi fa piacere soprattutto ascoltare grazie a cosa, e credo soprattutto siano tutti i nostri ascoltatori, grazie a cosa sei riuscito a raggiungere questa vittoria quest'anno. Dietro questo premio, cosa c'è in questo 2020 che indubbiamente è un anno particolare, ma che ci ha fatto scoprire tante cose nuove? Allora, innanzitutto parto con che è un piacere, insomma, stare qui a testimoniare questa vittoria che ho conseguito. Per quanto riguarda cosa ha permesso tutto questo, provo a sintetizzarlo. Innanzitutto la determinazione, la costanza e credere nel metodo e nell'attività che si fa giornalmente. E poi soprattutto non farsi mai scoraggiare dagli ostacoli. Nell'anno 2020 penso la situazione del Covid è stato per molti agenti immobiliari magari un ostacolo, però giorno dopo giorno anche affiancato da colleghi che comunque documentavano i loro risultati ho cominciato a crederci sempre di più e a non farmi fermare da questo ostacolo. Qua ti interrompo un attimo perché ricordo perfettamente che tu hai preso degli incarichi proprio da parte di proprietari che avevi conosciuto durante il lockdown con trattative telefoniche, in video, e ti hanno affidato la casa da vendere, che se non ricordo male, pochi giorni dopo il 4 maggio, che è stata la prima nostra riapertura, avete venduto, giusto? Sì, due immobili acquisiti sotto, insomma, il lockdown sono stati venduti subito, uno al secondo appuntamento di vendita, l'altro insomma, in 20 giorni è stato poi Questo venduto. penso che ci sia stato veramente un gran lavoro anche lato acquirente nel saper proporre, perché voi proprio in quei giorni avete nel ripartire fatto un gran lavoro lato acquirente. Sì, poi devo dire che un altro appartamento che avevo acquisito da prima del lockdown l'ho venduto verso giugno, ma è stato un lavoro da casa dove ho mostrato l'appartamento solo tramite virtual tour. E la cliente, insomma, conosceva la zona, è piaciuto l'appartamento e ha deciso di fermarlo nonostante era purtroppo in Argentina per lavoro e aspettava il rimpallo. Quindi, insomma, il tuo essere costante credo che ti abbia premiato. Non è un caso che hai vinto proprio quest'anno questo premio, perché quando hai delle peculiarità come la costanza, in questi momenti esce fuori ancora di più. E poi anche tu ti definisci, no, l'essere una goccia. La goccia Già te cinese. l'avevo chiesto durante il nostro Sì. evento del Golden Domus che si è svolto a dicembre. Questa goccia cinese come funziona? Raccontaci. La goccia cinese può essere anche tradotta semplicemente in costanza, ovvero comunque continuare il lavoro di telefonate e sentire il cliente giorno dopo giorno, anche laddove magari sul lato acquisitivo, sul primo momento non è pronto, però l'importante insomma è seguire il cliente giorno dopo giorno, non farsi fermare come dicevo, al primo ostacolo. Certo, questo penso che poi le persone hanno bisogno anche di conoscerci Costanza, meglio. pazienza.
Certo, perché hanno bisogno anche di maturare qualsiasi tipo di decisione. La cosa importante è sempre l'essere noi disponibili a risolvere i problemi ai nostri clienti. Soprattutto Questo è l'ascolto assolutamente. del bisogno dei clienti, ma anche delle loro proprio esigenze. Assolutamente. E senti, visto che tu, insomma, sei entrato molto giovane, sei sicuramente molto giovane, perché tu sei entrato a 22 anni, adesso hai 26 anni. Immaginiamo che ci siano tanti altri ragazzi che vogliono iniziare a fare questa attività. Cosa gli consiglieresti a un 22enne che vuole approcciarsi a questo lavoro? Qual è l'atteggiamento giusto e perché dovrebbe Allora, farlo? innanzitutto consiglierei molto. Se un giovane d'oggi è alla ricerca di un lavoro che ti gratifica e ti porta dei successi, perché al giorno d'oggi ci sono molti lavori che però magari non sono meritocratici. Quello che consiglio è, se cerca un lavoro, diciamo, questo può essere un'attività che, se svolta seriamente, ti può portare magari al successo, che può essere un risultato economico, ma soprattutto personale. Ecco, Quindi si cresce sia a si livello cresce. di professionalità che economico, ma anche di sviluppo personale Sì. come, tipo, come crescita di esperienza, giusto? Esatto, ma poi soprattutto è un lavoro che ti forgia molto il carattere. Io, quando sono entrato, ero, penso, una delle persone più introverse o non adatte per questo lavoro. Poi, diciamo, lavorando giorno dopo giorno, ti porta molto ad essere estroverso, perché il contatto al pubblico poi ti scioglie molto il carattere. Se non eri adatto, non eri qua. Significa che Esatto. avevi delle caratteristiche, Sopite. che era la costanza, la determinazione e la volontà di avere più contatti con le persone. Perché uno può essere timido, personalmente anch'io avevo, quando ho iniziato, una certa dose di timidezza, ma poi nel momento in cui sei convinto, hai voglia di Imparare. svilupparti, sì, di imparare questo lavoro, soprattutto, ecco, poi condividendo l'esperienza di tanti altri colleghi, più giovani, più grandi, che possano darti la loro esperienza, è veramente una scuola di formazione di vita fare l'agente immobiliare, oltre che un lavoro prezioso che ti porta ad essere un professionista importante. E te, Assolutamente. insomma, ecco, lo dimostri in maniera chiara come uno dei migliori esempi che ci sono in azienda. Insomma, complimenti, Christian, l'augurio adesso. Competerai per la gara Team manager. team manager migliori delle due categorie. Insomma, l'augurio di poterti trovare vincitore l'anno prossimo. Grazie, grazie ancora, insomma, di tutto quanto. Bene, a presto, A Cristian. presto. Ciao. Ciao.